Ciao Giulia, cosa scartiamo oggi? Scattiamo una nuova dei baby. Quale? Quella di Storyland. Un'altra story house. Allora, prima di aprirla insieme, cosa devono fare i nostri amici? Iscrivetevi al nostro E canale. mettete un bel Pollice in su. grazie! Allora, anche oggi abbiamo una bellissima Cry Baby Sì, ma Storyland questa non si Story. apre però bene. Una bellissima Cry Babies Storyland Story House. Quante Sì, ne ma... abbiamo aperte? Tre? Ok, quindi vediamo in questa cosa troviamo oggi. Dai, cosa ci manca? Quale personaggio ci manca? Cappuccetto rosso, Peter Pan. E basta, le abbiamo già finite tutte. Ma poi c'è quella rara. Qual è quella rara? Babbo Natale e Pinocchio. Ah, ecco, anche Pinocchio ci manca. E allora dai, apriamola e vediamo oggi cosa troviamo. Sì, ma questa non si apre proprio bene. Perché no? Perché qua... Hai visto che ci sei riuscita? Ecco qui la nostra bellissima casetta. Adesso prendiamo la chiave E pleta. da lì. Eccola qui. Aspetta. Penso che hai rotto i timpani a tutti i nostri amici. Ti è uscita Cappuccetto Rosso. Allora, siamo state proprio fortunate, abbiamo trovato Cappuccetto Rosso. Siete Vediamo un po'. pacellini, lei pure Eccola. cappuccetto Volevi da rosso tanto. che volevo da tanto. Sì. Allora, vediamo un po' come è fatta la casetta. Questa è la stanza di Cappuccetto Rosso, vedi? Lei cuce vestitini per le altre Cry Babies. Quindi c'ha la macchina da cucire e c'ha il vestitino con la mantellina. Poi andiamo a vedere. Qui dopo scopriamo il pet e qui invece troviamo la checklist e gli adesivi. Vediamo gli adesivi di Cappuccetto Rosso. Eccoli qui. Lei si chiama Scarlett. Questo è il suo animaletto, il lupetto. E questi sono tutti gli adesivi che la riguardano. C'è il cestino che porta la nonna, è vero? E poi c'è la macchina da cucire, il vaso con i fiori, le forbici. E adesso Giulia apre sotto la torre per scoprire il pet, l'animaletto di Cappuccetto. Oh, com'è? Com'è? Com'è Giulia? Bello. È proprio carino. Devo dire che il pet è veramente bello. Fammi rivedere un attimo Cappuccetto Rosso. Eccola qui. Salvadomello, Cappuccetto Rosso. È uscita un po' sporchina. Poi proviamo a lavarla, che dici? Vediamo se si pulisce. Allora, Giulia ha aperto a velocità veramente supersonica già tutti gli accessori, come potete vedere, e quindi vi faccio un attimo vedere con calma gli accessori di Scarlett. Eccola qui. Allora, rivediamola un attimo insieme. Ecco qui la nostra bellissima Cappuccetto Rosso. Questo è il suo vestitino, molto carino, a quadretti bianchi e rosa. Poi ha questi calzini a strisce rosse e le ciabattine nere. Ovviamente ha il suo cappuccetto rosso. E il primo accessorio di Cappuccetto Rosso non poteva che essere la mantellina. Eccola qui, la sua bellissima mantellina con il fiocchetto rosso. Poi gliela andiamo a mettere e vediamo come le sta. Poi ha un cestino da picnic e poi ha le scarpine che sono gialle. Inoltre Cappuccetto Rosso ha la macchina da cucire. E poi il suo pet bellissimo
Il lupetto, eccola qui, si chiama Keira e non ha proprio niente del lupo cattivo, devo dire, perché è dolcissima, è veramente carino. Ha gli occhialini azzurri, la mantellina della nonna, ecco le zampette, ha un cuffiotto rosa con i pallini bianchi che è veramente carino. Vediamolo anche dietro, che bella codina. Quindi ecco qui la nostra cappuccetto rosso con la sua mantellina, veramente carina, le scarpette, il cestino e il ciuccio, la macchina da cucire e la sua lupacchiotta che si chiama Keira. Ovviamente adesso andremo a scoprire la storia aggiungendo l'acqua al nostro libricino. Eccola qui, la nostra storia rivelata. Cappuccetto rosso Scarlett con la sua macchina da cucire e la sua lupacchiotta Keira. Allora, Giulia è contentissima perché ha trovato la sua cappuccetto rosso. Adesso andiamo a giocare. E cosa dici a tutti i nostri amici? Ciao a tutti e iscrivetevi al nostro canale. Ciao Giulia! Ciao!